Ciao a tutti, di nuovo video all'uscita da scuola perché mi sentivo in dovere di farlo dopo tanti giorni di assenza e quindi siamo col secondo video in 2 giorni. Oggi non si parlerà di Genoa, ma bensì si parlerà di Champions League. Champions League che andrà in onda oggi. E domani, oggi ci saranno 2 partite delle italiane, ci saranno Ajax-Napoli e Inter-Barcellona. Valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League. Tutte e due le partite saranno alle 22, alle 21, scusate, e invece domani ci saranno, giocherà la Juve contro il Maccabi, squadra israeliana o israelita, e il Milan contro il Chelsea. Iniziamo con la prima partita che andrà in onda oggi, ovvero Inter-Barcellona. Mi sono appuntato qualcosa mentre ero a scuola, in qualche momento di buca. C'è un po' di chiasso sempre perché passano un sacco di macchine, pullman, camion. Comunque, l'Inter, mi sono appuntato delle cose, c'è un po' di vento, comunque ce l'ho qua in mano, anche se ho anche la cartellina, però vabbè. L'Inter che giocherà appunto contro il Barcellona ed è già subito uno scontro per il passaggio del turno, perché l'Inter si trova in terza posizione, appunto a pari merito con il Barcellona, a 3 punti. Quindi inizia già ad essere uno scontro abbastanza importante, anzi molto importante per l'Inter, perché vincere vorrebbe dire già mettere il primo mattoncino per la qualificazione agli ottavi. Non sarà facile perché il Barcellona è una squadra comunque molto forte, molto costruita bene, un po' rubando, ma lasciamo stare. Però io vedo come favorita il Barcellona. L'Inter non sta vivendo un gran periodo e vedremo se Inzaghi rimarrà sulla panchina appunto dei neroazzurri, quindi io vedo favorito il Barcellona. Invece, passando alla seconda partita di oggi, Ajax-Napoli, sempre alle 21. Napoli che si trova attualmente a 6 punti in prima posizione, vincendo e convincendo in questo torneo, perché ha fatto contro il Liverpool 4-1, contro i Glasgow Rangers ha fatto 3-0, quindi è anche la favorita di questa partita, anche se non è da sottovalutare l'Ajax, che è sempre stata una squadra che in Champions ha creato problemi. In campionato Napoli sta facendo molto bene, quindi un Napoli sicuramente favorito, ma da tenere d'occhio comunque l'Ajax. L'Ajax che invece si trova in terza posizione a 3 punti, a pari merito con Liverpool, con cui ha perso la scorsa giornata. Poi, passando alle partite di domani, si sfideranno Chelsea-Milan e Juventus contro il Maccabi. Iniziamo da Chelsea-Milan. Il Chelsea, come sappiamo, non ha iniziato molto bene il girone di Champions, proprio per niente, 1 punto in 2 partite. Il Chelsea che appunto si trova in ultima posizione con 1 punto, il Milan invece si trova con 4 punti in prima posizione. Milan ovviamente è favorito, ma ci vedo più un pareggio. Vedo un pareggio perché ormai il Chelsea ha cambiato allenatore, ha questo Potter, e non credo che in Champions deluderà ancora. Penso che ci sarà una ripresa per il Chelsea, almeno in Champions, perché la squadra è molto buona. Quindi Milan favorito, ma una bella X ce la metterei, un bel pareggio. Anche perché il Milan ha un sacco di assenti. Poi passiamo all'ultima partita delle italiane, delle 4 italiane in Champions League, Juve-Maccabi. Questa partita potrà essere scontato perché la Juve arriva da un 3-0 in campionato, ma non è così scontato. In Champions la Juve ha iniziato malissimo, come sappiamo. La partita contro il Benfica era la più importante, l'hanno sbagliata, dove potevano perdere 5-6-1. E non è così scontata perché il Maccabi
contro il PSG ha fatto veramente una grande partita. Ora non voglio dire che il Maccabi sicuramente insedierà anche la Juve, però ha tenuto 70 minuti col Paris Saint Germain sull'1-1, perché non farlo con la Juve? Vedremo, ma la Juve secondo me non è sfavorita, cioè secondo me è una bella X, io ce la metterei, una bella X un po' più a favore per la Juve, io ce la metterei, perché comunque non è scontato che vinca la Juve. Comunque, queste sono la mia prediction, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo con un prossimo video, ciao.